Allora, professoressa Viola, che dice di queste frasi? Mi sembra importante quello che ha detto, no? Sì, è condivisibile, nel senso che... Condivisibile, ma anche giusto. Cioè, ha detto una frase importante, cioè che secondo lui effettivamente la curva forse comincia a scendere prima. Sì, quello che ci si aspetta, le previsioni che lui ha fatto sono quelle che appunto circolano da qualche settimana, cioè che il picco arrivi nel giro di 2-3 settimane, quindi entro la fine del mese. Quello che dobbiamo vedere è se l'apertura delle scuole sposterà un pochino questo picco, quindi ovviamente potrebbe portare a un aumento dei contagi e quindi potrebbe spostare un po' il picco, però comunque ci aspettiamo un andamento molto rapido, il che vuol dire che nel giro di poco tempo raggiungeremo appunto il massimo e poi rapidamente scenderà proprio per le caratteristiche di questo virus. Ecco, ma come stanno insieme? Da una parte diciamo queste previsioni catastrofiche, perché Kluge ce l'ha spiegato, è fatale che almeno un europeo su due lo prenda perché è molto infettivo, però dice è anche... però è tanto, cioè l'idea che insomma sì, ce la prende, o Fauci che dice vi troverà, il virus vi troverà sì, dappertutto. Ma è vero, insomma. Il virus continuerà a rimanere con noi per molto tempo ancora, quindi prima o poi tutti entreremo in contatto col virus, ma questa non è una previsione catastrofica, no? Perché anche sì. Con l'influenza entriamo in contatto tutti quanti. Sì. Se siamo vaccinati, se abbiamo generato un'immunità buona che ci protegge, entrare in contatto col virus vorrà dire andare incontro a un'influenza. È vero che dovremo stare attenti e monitorare le persone fragili, quindi dovremo capire se bisognerà fare dei richiami periodici per le persone. Le persone fragili chi sono? Sopra i 60 anni. Sopra i 60 anni. Le persone che hanno rischio di sviluppare una malattia, ma anche per l'influenza noi consigliamo la vaccinazione. Non mi viene da ridere vista la mia età, insomma, non mi sento beh, io molto non sono fragile, lontanissima. Però insomma, essere considerata fragile. È fragile nel senso che è fragile rispetto sì, alla no, malattia, certo, naturalmente. Certo, insomma, mi viene da ridere perché... Sappiamo che appunto il rischio di essere ricoverati o di andare in contro una malattia severa correla con l'età, è più o meno la soglia quella dei 60 anni, motivo per cui si è deciso di mettere l'obbligo dai 50 anni, proprio perché... Ecco, lei è una che è stata favorevole, si è detto favorevole all'obbligo vaccinale, mi spiega perché è una posizione molto impopolare e anche per lei molto pericolosa, ma ne parleremo, perché... Ma perché di fronte a una pandemia come questa l'unica strada per tornare alla normalità è quello appunto di trasformare questo virus in un'influenza e quindi per poter trasformare il virus in influenza dobbiamo essere tutti vaccinati. Se noi abbiamo delle sacche di milioni o centinaia di migliaia di cittadini che non sono vaccinate, quando il virus circola in inverno come stiamo vedendo adesso, queste persone andranno ad affollare gli ospedali. Metteranno sotto stress il sistema sanitario e quindi ci ritroveremo di anno in anno, di volta in volta con il problema degli ospedali sotto pressione, del mancato accesso per le altre terapie, per le altre cure, per le altre operazioni e con la necessità di imporre delle restrizioni. Quindi l'unico modo per uscire da tutto questo è vaccinarci tutti, proteggerci tutti, a quel punto inizierà una gestione normale di convivenza con il virus, ma finché non siamo tutti vaccinati o perlomeno la grande maggioranza di noi, questo è difficile. In Italia ancora oggi ci sono ultra ottantenni non vaccinati. Se queste persone si ammalano, hanno un rischio elevatissimo di andare incontro a una malattia severa. Però, per esempio, nelle scuole sta funzionando, no? Almeno questi primi giorni, lo diceva anche il ministro certo. Bianchi l'altro giorno, abbiamo riaperto le scuole e non è successo il disastro che... Il disastro non c'è, ma le scuole, se sono gestite bene, non diventano il motore del contagio. Questo ne abbiamo parlato durante gli anni ampiamente, i dati ormai sono disponibili. È ovvio che se invece la scuola non è gestita in maniera corretta, quindi se non ci sono le mascherine, se non c'è l'aerazione, distanziamento, allora sì che può diventare motore di contagio. Però tutto sommato la scuola italiana sta reggendo con enormi difficoltà, perché se parla con i genitori, dei bambini sì. Con DAD, con tamponi, con quarantena, non però è un periodo semplice. Sarebbe stato peggio assolutamente chiudere la scuola come si è fatto. La scuola giustamente ecco, però, è l'ultima cosa che deve chiudere. A questo proposito, l'indicazione della scuola sembra andare nel senso che prima o poi, magari quando la curva comincerà a discendere,
l'interpretazione razionale di queste tendenze, tenere aperto la scuola, e allora forse terremo aperto un po' tutto, cioè tenendo conto che è meno infettivo, che comunque si è fatto il maggior sacrificio, che è quello di tenere i bambini a scuola, forse presto passerà anche da noi l'idea che forse possiamo convivere e accelerare il momento di riapertura. Beh, è possibile che questo sia il prossimo passo? Le riaperture in realtà oggi quasi è tutto aperto, sì, cioè sì. Di chiuso c'è ben poco. Sì, però le uniche restrizioni sono dichiarare possiamo stare insieme al virus. Per adesso è presto, come dicevo, e come diceva anche il responsabile dell'OMS, è presto perché non, ci sono ancora tante persone non vaccinate. La terza dose, purtroppo ci sono stati due problemi. Uno, che l'immunità non dura tanto nel tempo e ahimè siamo dovuti correre sì. alle terze dosi e non sappiamo se avremo bisogno di una quarta dose. Questa è una cosa che ancora esatto, si sta valutando. Infatti avevamo chiesto, ma... Quindi non sappiamo nei mesi cosa accadrà, nei prossimi mesi. E poi c'è il virus che cambia. Omicron non ce l'aspettavamo, proprio è completamente diversa da quello che avevamo ecco, visto si parla prima. Però, lei è una scienziata, già di nuove versioni di Omicron. Ma il virus cambia di continuo, ora sta circolando tantissimo, ogni volta che circola cambia, no? Sì. Il virus muta ogni volta che si replica, per cui più circola più può cambiare. E questo è il motivo per cui è importante non solo proteggere gli ospedali, ma anche limitare la circolazione del virus. Sono due azioni che noi dobbiamo portare in parallelo. Chi dice riapriamo tutto perché anche se il virus circola non succede niente, dobbiamo pensare solo agli ospedali, non tiene conto di questo, sì. Che più circola più cambia. Senta, come lei è stata una critica della prima ora della comunicazione ufficiale, diciamo, comunque ufficiale intendendo anche i giornalisti, i vari media, eccetera, della comunicazione sul virus, no? Le sembra che su questo la situazione sia peggiorata o sia migliorata? Glielo dico perché voglio arrivare alla questione che è stata discussa di se abolire il bollettino quotidiano del CTS su quanti sono i contagiati, ecco, i guariti, eccetera. Noi abbiamo visto diversi tipi di errori di comunicazione, errori all'inizio da parte degli scienziati che non erano ben informati o ben preparati e che quindi hanno dato delle versioni, si ricorderà, su una banale influenza, il virus è debole, queste cose qui. E questi sono stati alcuni errori da parte nostra. C'è stata, nell'ultima fase, io ho visto una comunicazione forse ancora troppo ansiogena, nonostante abbiamo i vaccini. Cioè, tipo quella di cui stiamo parlando? Ma questa non è ansiogena, perché se c'è il tempo di spiegare, se io ho il se lei mi chiede è una situazione catastrofica e io le posso rispondere no, non è catastrofica, perché è vero che entreremo in contatto col virus, ma non ci ammaleremo, saremo asintomatici, avremo un raffreddore. Questo tranquillizza le persone. Invece il continuare a dire ogni giorno mai avuto un picco così alto di contagi, ecco, questo spaventa le persone che pensano allora i vaccini non funzionano, allora ci dobbiamo richiudere in casa. E qui stiamo parlando esattamente del bollettino che viene diffuso tutti i giorni. Esatto. E quindi lei è del parere che bisognerebbe farlo una volta alla settimana? Io sono del parere che i dati vanno raccolti e devono continuare a essere raccolti come sono raccolti adesso e devono essere utilizzati dagli scienziati, dal governo, dalle regioni per prendere le decisioni, che devono essere a disposizione sul sito del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, per chi voglia andarli a consultare anche ogni giorno, ma che magari i giornali possano cominciare ad allentare la pressione, non aprire ogni giorno. Scusi, come può immaginare che i giornali non usino i dati? È tutto quello che la gente vuole sapere. Lei lo sa che questa trasmissione non ha saltato una puntata da quando, dal 2020, non abbiamo saltato una puntata se non con una o addirittura due parti, cioè su Covid. Di che cosa ci dovremmo occupare? No, ma possiamo raccontare dei dati diversi, possiamo per esempio spiegare di più i dati, possiamo dire qual è la percentuale, non dire semplicemente oggi 300.000 nuovi positivi, possiamo dire negli ospedali è vero che oggi abbiamo questo numero di persone, ma queste persone sono per il 70% non vaccinate, le persone che stanno morendo in questo momento chi sono? Sono persone prevalentemente non vaccinate oppure persone molto anziane con comorbidità? Insomma, cercare di accompagnare il dato
spiegando, insomma, i cittadini sono spaventati, o scrivono tutti a me quelli spaventati, perché io continuo a ricevere mail, telefonate di persone che vivono in angoscia. Ecco, in questo momento noi abbiamo i vaccini funzionano, ci stanno proteggendo, perché altrimenti oggi saremmo in una situazione diversa. Possiamo raccontare quello che stiamo vivendo? Io penso che obiettivamente, diciamo, vorrei dare il mio riconoscimento, per quel che vale, alla decisione del CTS di tenere in piedi comunque il bollettino quotidiano, perché l'alternativa sarebbe stata farci pensare che i numeri erano così catastrofici che proprio hanno voluto nasconderli. Il CTS ha chiesto di non modificare la gestione dei dati, perché le regioni chiedevano di modificare la gestione dei dati per poter alleggerire. Però anche sul bollettino ha giustamente detto di no. Io penso che a un certo punto però dovremmo smettere di dare come prima notizia del giorno quella del numero dei contagi. Sono in disaccordo, glielo dico da giornalista. Deve sapere che la prima cosa che ti dicono mi raccomando, non spaventate, eccetera, eccetera. I giornalisti devono dare brutte notizie, questa è la mia personale opinione, e stare a insistere su quelle che sono brutte notizie. Glielo dico con franchezza. Io credo che un altissimo numero di chi vuole comunicare deve dire a noi il modo migliore, ma che io non mi occupi delle notizie sul Covid, ma dire, non succederà. Non è una brutta notizia avere un alto numero di contagi e un numero basso di decessi o di persone ricoverate. È una buona notizia, perché questo vuol dire che il sistema del tracciamento sta funzionando, che tante persone si sottopongono al tampone, che i vaccini stanno funzionando, perché nonostante l'alto numero di contagi le persone ricoverate sono poche, sono una minoranza. Ecco, bisogna saperla raccontare per far capire alle persone che il vaccino funziona, altrimenti noi alimentiamo le polemiche Novax, alimentiamo le persone che dicono i vaccini sono scarsi, i vaccini non funzionano, stiamo usando i vaccini sbagliati. Non è vero, non è così. Bene, vogliamo organizzare un dibattito su tutta questa storia, sulla responsabilità della... Io però l'avevo chiamata anche per un piccolo gesto di solidarietà nei suoi confronti, insomma, no? Perché per quel che vale, insomma, mi faceva piacere averlo qui. Lei è stata, diciamo, minacciata, adesso vive sotto scorta, anche la famiglia. Devo dire che tantissimi medici e anche tantissimi giornalisti, che giustamente su questo non hanno fatto allarmismo, insomma, sono stati in questo periodo minacciati. Come sta andando la sua vita sotto scorta? Beh, molto complicata, è molto complicata, perché a parte che adesso è l'inizio, quindi probabilmente mi devo abituare, però ovviamente vuol dire vivere senza libertà. Quindi, poi tra l'altro io per mia natura sono una persona estremamente empatica, per cui mi dispiace tantissimo per i carabinieri che devono starmi dietro, no? Quindi cerco anche io di adeguare le mie giornate per non pesare troppo su di loro, ecco, quindi e vivere la propria vita senza essere responsabili solo di se stessi. E pensa di aver fatto bene a scontrarsi con i Novax? Ma io non mi sono scontrata con i Novax. Sì, a dire quello io che ho detto pensa semplicemente di il motivo per cui sono stata minacciata è perché sostengo che i bambini debbano essere vaccinati. Sì. La lettera e anche è l'obbligo vaccinale, d'accordo? Che sì, no, ma il motivo per cui mi è arrivata la pallottola con la minaccia a me e alla mia famiglia è per i bambini. Perché ho detto che i bambini, mi è stato chiesto di smettere di dire di vaccinare i bambini. E questo non posso non dirlo. Cioè, se io dicessi che i bambini non vanno vaccinati, andrei a parte contro le mie convinzioni, ma sarei da uno scienziato da eliminare, insomma. Sì. Quindi non varrei niente come persona. Ma poi oltretutto, vedendo più o meno il livello di vaccinazione, possiamo dire che poi all'atto pratico, quando si stringono un po' le viti, c'è una grande campagna di vaccinazione in corso, no? Certo, ma le persone rispondono, assolutamente. È una piccolissima minoranza quella delle persone non vaccinate, solo che tra essi ce ne sono alcuni di molto rumorosi. Ricordiamo che Novax è un mondo molto ampio, no? Quindi all'interno ci sono le persone che hanno paura e queste vanno convinte una a una cercando di rassicurarle. Ci sono le persone che non si fidano delle case farmaceutiche e della scienza, e poi ci sono i complottisti che vedono nemico ovunque, sarebbero, dicono no un po' a tutto. Quindi è un mondo molto, molto variegato, però alla fine è una
piccola minoranza. Il paese ha risposto benissimo. Sì, sono d'accordo. Va bene, a proposito, Sileri dice che forse entro 2 settimane distinzione tra positivi e malati. D'accordo su necessità di revisione intensiva soprattutto per Delta, questa è un po' la sua linea, sì, è d'accordo? Esatto, insomma. Sì. Allora io e Sileri siamo sempre stati molto allineati. Sileri è un personaggio che veramente ha trovato un suo posto, no? È un medico, è un bravo ricercatore, sì, è vero, oltre ad essere un medico è anche un ottimo ricercatore. È riuscito a trovare come il posto come medico ancora prima che come politico, devo certo. dire che è da rispettare. Va bene. Grazie, grazie moltissimo. E facciamo, come dire, ci risentiamo abbastanza presto.